In compagnia di Claudio Martelli, qui a questo seminario sulla riforma elettorale, parliamo un pochino, ancora non è intervenuto, quindi lo sentiremo e vorremmo sapere anche un pochino qual è il suo contributo a questo seminario che è stato elaborato dal Centro Studi Cantiere, questa associazione. Ma credo che innanzitutto sia una testimonianza storica sui tentativi che vennero fatti nel corso della parte finale, la più convulsa della storia della Prima Repubblica, di riforma per l'appunto costituzionale ed elettorale. Alla fine degli anni 80, inizio anni 90, fummo io e Marco Pannella a lanciare l'idea del Partito Democratico e di una riforma di grande portata che prevedeva l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, prevedeva i collegi uninominali e dunque un sistema elettorale maggioritario e prevedeva una riforma anche in senso federale. Di tutto questo non si fece nulla, salvo nell'ultimo anno della legislatura approvare attraverso un referendum una riforma in senso maggioritario e approvare poi una nuova legge elettorale, il cosiddetto Mattarellum, che introduceva il sistema uninominale per il 75% dei collegi, tuttavia mantenendo una specie di reliquia del passato con quel 25% che doveva essere assegnato attraverso il voto proporzionale e delle liste bloccate. Fu un cavallo di Troia perché poi 10 anni dopo si rovesciò completamente l'impostazione passando al Porcellum ed è da allora che io non voto, per esempio, perché mi rifiuto di sedermi al tavolo con dei bari, perché il Porcellum è una legge che bara con gli elettori e bara col paese, perché di fatto fa nominare i parlamentari direttamente dai segretari dei partiti attraverso l'ordine di lista e, non contento, moltiplica i pani e i pesci, perché chiunque prenda un voto in più si trova graziato con un premio di maggioranza che lo porta ben oltre il 50% dei voti. Credo che bisognerebbe innanzitutto imporre la discussione e chiedere spiegazioni del perché non si introducono da capo i collegi uninominali, che sono il fondamento di una rappresentanza qualificata, legata più che al territorio, legata ai cittadini, territorio per territorio, ben inteso. Perché non è chiaro in questa proposta di Renzi e di Berlusconi il perché si sia approdati a una soluzione di compromesso in apparenza, perché i collegi sono molto ristretti, massimo 2, 4, 6 candidati per ogni lista, e però si tratta pur sempre A, di liste bloccate, B, di un sistema che prevede un premio di maggioranza abnorme nel caso in cui un partito raggiunga il 35% dei voti. La corrente culturale e politica che vuole proporre l'uninominale, tra cui anche i radicali, i socialisti e così via, mirava a un progetto politico in cui l'Italia fosse stata non più la miriade, c'era il pentapartito e così via. Però io mi chiedo, l'Italia ha culturalmente i requisiti per ridurre le rappresentanze politiche a 2, 3, 4 partiti? Cioè i cittadini effettivamente, si dice insomma che quando ci sta un discorso su cui dividersi su 2 persone ce ne stanno 3 di opinioni. Ecco, ti ho detto proprio in sintesi. Ma ho visto stamattina proprio sul Corriere della Sera dei sondaggi che segnalano come la maggioranza degli italiani sia per il sistema maggioritario e dunque non abbia particolare tenerezza verso i piccoli partiti. Quale che siano i motivi, questa volontà dovrebbe essere tenuta in maggiore considerazione. Del resto sappiamo che già un referendum all'inizio degli anni 90 vide il popolo italiano schierato per il maggioritario. Poi purtroppo, come lei ha detto giustamente, succede che in Italia i referendum vengano disattesi allegramente, uno stirato in una parte, per esempio il referendum sul nucleare non prevedeva affatto lo stop totale al nucleare, prevedeva che si dovesse cambiare il piano energetico esistente in quel momento, anzi alcuni punti specifici del piano energetico. Allo stesso modo il referendum sulla giustizia prevedeva la responsabilità del giudice, fu trasformata nella responsabilità dello Stato che eventualmente si rifarà sul giudice che sbaglia. E lo stesso è accaduto per il referendum elettorale, che è stato applicato per, in parte, per tre quarti, ma mai interamente,
nonostante il referendum appena varato, e che poi è stato rovesciato nel suo contrario con l'instaurazione del Porcellum. E questo è inaccettabile, e soprattutto è vero quello che lei dice, occorrerebbe una discussione preliminare su quale modello di Repubblica desideriamo, anche perché sentiamo ripetere, per esempio da Renzi e da Berlusconi, che secondo la loro proposta si garantirebbe la stabilità degli esecutivi, dei governi, nulla di più lontano dalla verità, perché non è affatto garantito con questa legge che propongono che ci sarà stabilità dei governi. Perché? Perché è molto semplice, perché si afferma ancora la logica demitiana delle coalizioni anziché dei partiti, ma nulla vieta che all'indomani delle elezioni, installatisi in Parlamento, uno o due più piccoli partiti o anche la corrente di un partito maggioritario tolga la fiducia al Presidente del Consiglio e si precipiti da capo nell'instabilità. L'unica garanzia di stabilità è se il mandato a governare proviene direttamente in capo a un candidato da parte degli elettori. E solo in questo modo si garantisce la stabilità. Grazie a Claudio Martelli.